In fondo le montagne sono il nostro specchio. Nonostante le reputiamo capaci di farci star bene o renderci felici, alla fine siamo noi che diamo loro un significato. Scalo montagne perché mi rende felice, avrei detto. Se è la felicità del momento, io non la voglio. C'è qualcosa di più. C'è sempre stato qualcosa di più profondo in tutto questo. Buongiorno, siamo a Somma Prada, nuovamente a Somma Prada. L'ultima volta è stato un tentativo, questa volta invece non lo sarà, perché ci arriviamo in cima a Bacchetta, dal canalone del Canyon. Del Canyon, che è un canale molto caratteristico, che sale dritto sulla cresta sud. E faremo un avvicinamento di qualche ora molto rognoso lungo la Val Baione. Neve non ce n'è, nel canale sicuro. L'inizio di questa avventura è dolce. Entriamo nel bosco e camminiamo verso la chiesetta di Santa Cristina, dove però sappiamo già quello che ci aspetta. Eccoci, siamo arrivati alla chiesa. Che è cos'è questa qua? La chiesa di Santa Cristina. E adesso inizia il salitone. Siamo contenti, eh? 4 ore. Inizia il salitone in questo vallone. Che cafonata. Ci manchetta 4 ore e mezza da adesso? Sì. Dai. Sì, ma soltanto un paio d'ore, poi dopo andiamo nel canalone. Sì, ma quella è la via normale, non è quella che dobbiamo fare noi. Quindi 5. No, non è vero. No, siamo arrivati qui alla chiesettina di Santa Cristina adesso. Un paio di ore di salita e... 4 ore e mezza. Ma sì, 2 ore, dai, va bene. Un paio d'ore. E sono risata isterica. Sta ridendo perché sta esternando tutte le emozioni negative, perché sa che adesso faticheremo come delle bestie a salire qui, e quindi la risata è il modo per esternare un po' il dolore e l'ansia, giusto? 8 ore. Stranamente ci ricordiamo molto bene di questo sentiero. Dopotutto l'abbiamo percorso a fatica qualche mese fa, durante il nostro primo tentativo a Cima Bacchetta. Siamo a Somma Prada, zona Concarena, zona a me sconosciuta. Abbiamo abbandonato l'Adamello. Ahimè. E basta. Non sappiamo dove andiamo. Ma si vedrà sicuramente il Carealto. Sì. L'idea iniziale era quella di raggiungere la vetta più alta della Concarena, ma non eravamo attrezzati. Non ci aspettavamo che nelle giornate precedenti in quota avesse nevicato. Perciò abbiamo fatto un passo indietro. Vediamo dove
È importante saper dire no, io qui mi fermo. E riuscire a godere anche della rinuncia. Perché hai l'occasione di cogliere quei momenti che altrimenti ti saresti perso. Quindi abbiamo deciso di esplorare questo angolo selvaggio della Val Camonica. Tra salti rocciosi, scalati per raggiungere una cima sconosciuta e creste percorse fuori traccia. Arrivati al bivacco Val Baione, giusto? Abbiamo creato un'esperienza unica. E qui termina la nostra prima avventura nella Concarena. Dopo un lungo peregrinare siamo giunti alla destinazione del nostro viaggio. Basta. Chiuso il video. Ciao. Brevemente. Oggi non ho cazzo di parlare. Tengo sul tampone e... Cos'è che hai un tampone... Non vuoi... Va bene, cioè nel senso se il tuo periodo del mese non è... Stiamo registrando, eh. Comunque noi oggi siamo andati a tamponare una cima che non siamo mai, cioè nessuno lo conosce probabilmente, non ha nomi. Prego. Aiuto. Sì. Comunque, abbiamo fatto un giro nella Concarena, siamo finiti su una montagna, su un monte che non si conosce, abbiamo fatto un po' di cresta, siamo tornati alla macchina, basta. Sembra che abbia detto tutto. 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 Tutto qui, basta, ciao. Cosa dire altro? Teniamo il tampone, quello è importante. Memori della prima avventura nella Concarena, superiamo velocemente il primo tratto di avvicinamento. E nel dirigerci all'attacco del canale siamo molto entusiasti, ma anche un pizzico ansiosi. Tracce della prima neve a 1500, saremo 1600, forse anche 1700 perché l'attacco è 1800. Abbiamo una comitiva che sale lungo il canalone che dobbiamo far noi e speriamo che si sbrighino. Dopotutto siamo alle prime armi, non abbiamo mai affrontato un canale così impegnativo finora. Ok, cambio d'assetto, picca ramponi, caschetto. E si sale, adesso si sale lungo il canale del canyon. Ma nonostante ciò, non ci facciamo intimorire. E quindi partiamo. Thank you.
Una volta sbucati sulla cresta sud, manca ancora un bel tratto per raggiungere la cima. Quindi togliamo i ramponi e ci incamminiamo. E come chi conosce la montagna sa molto bene, non c'è nulla di più panoramico e affascinante di un percorso in cresta. Ed ora siamo qui, a pochi metri dalla cima, la meta di un viaggio iniziato ancora prima di questa mattina. Non sappiamo dove andiamo. Ma si vedrà sicuramente il Careale. Sì, si vedrà. Non so se si vedrà. Forse si vedrà. Sì. Ciao mamma. E nonostante saremo solo alla metà del nostro viaggio. 4 ore. Inizia il salitore in questo 25. È sempre un'emozione. Ciao Aria. Ciao. Ti vedo un po' sotto sopra. Percorrere gli ultimi di un'infinita serie di passi. Ed eccoci arrivati su cima Bacchetta, quota 2.540 più o meno. Uh-huh. Ultimi metri di salita molto patiti, perché la neve faceva veramente schifo. In 4 ore circa di salita, pause comprese, le abbiamo fatte un po'. Bel po'. Un bel po'. Tra il canalone, riprese varie, barrette gente. Varie, gente varie, cose varie. Anche con la neve siamo arrivati. Perfetto, siamo in discesa dalla cima Bacchetta. Non so che ore sono, sarà quasi l'una. E adesso scendiamo dalla normale, quindi ripercorriamo la cresta fino al canalone ampio e molto molto evidente che c'è praticamente qui sotto, prima dell'anticima praticamente. E scendiamo prima che la neve diventi pappetta. Dimuoviamoci. Ciao! Ciao! Ora le temperature sono alte e qui la neve è davvero inconsistente, ma nonostante ciò, durante la discesa ci siamo davvero divertiti. Prego, si accinga, si accomodi, si inizi, si proponga, si avvii, si inoltri. Cioè, ciao, veramente.
Com'è andata la discesa? Divertente questo pezzo, l'ho fatta a canata. Questo è super bello, l'altro è una merda. Una merda. Sì, neve. Neve un po'. Diciamo che lascia desiderare. Una andavi neve. Giù a inerzia? Sì. Ah, perché questo. Qua è inerzia qua. Sì. Non lo sapevo. No, il fatto che è una neve che comunque non si stacca tanto. Discorso e contesto di nivologia questo, Nivologia applicata. È una neve, è un substrato morbido, ma che non stacca pezzi grossi, quindi anche se si stacca un po' poi si ferma, perché è abbastanza fresca, cioè, però è poca e si è già un po' sciolta, quindi poi resta lì. Seguitemi per altri consigli. Il caldo si faceva più intenso mentre scendevamo lungo questa lingua di neve. Forse anche perché stavamo correndo, in effetti. Da lì a poco, comunque, avremmo dovuto togliere i ramponi, quindi abbiamo deciso di fermarci, mangiare qualcosa e rilassarci. Il tutto coccolati dai suoni della natura. Un po' come è successo qualche mese fa, in una piccola avventura nel gruppo del Brenta. Il comune denominatore di questa uscita è la tranquillità, che in questo clima autunnale diventa rigenerante. Perfetto, siamo usciti dal bivacco invernale di Tassis al Brentei. Dopo aver mangiato qualcosina e volevamo fare la ferrata Sosat, ma è un po' tardi e questa è la visibilità. E quindi adesso stiamo andando alla bocca di Brenta per fare una capatina così, tanto per, e poi torneremo giù dal Casinei, ritornando indietro di qua praticamente. Niente drone! Grazie. Grazie che mi aspetta. Nonostante il clima, siamo riusciti ad assaporare la montagna da un altro punto di vista. Questa però è un'altra storia. Ci siamo fermati un attimo, mi sono fatto una pennica, devo dire. Abbiamo mangiato qualcosa dopo essere scesi dal canalone della via normale. Adesso ci aspetta un'oretta e mezza. E saremo all'auto. Minchia, che bella polsata che ho fatto, veramente. Sì. Ti ho ripreso mentre sei caduta. Bello. Spero. Guarda. Ripercorrendo quel ripido sentiero che in salita tanto ci preoccupava, la giornata e questa avventura stanno volgendo al termine. Ritornati alla chiesettina di Santa Cristina. Che ore sono adesso? Il tramonto imperverserà da qui a poco. Che ore sono? Adesso? Imperverserà da qui a poco, attenzione. Tramonto? Sì, tramonto 3 ore 2. Va bene così. Io ho gli occhiali, quindi penso. Sì, cazzo, mi dà un senso di tramonto. Quindi io già penso di essere un paio di ore avanti. Vabbè. Quando siamo arrivati. Dov'è il tampone? Terra. Vabbè, siamo arrivati alla macchina. Dopo, che ore sono? Siamo prossimi al tramonto. Ma che cazzo ne so, basta con quest'ora. Cioè, neanche quando che ore sono? A che ora attacchi? Le 5. Attacchi alle 5, cazzo di lavoro fai? È finita un'altra giornata immersa nelle montagne. È finita un'altra giornata immersi nelle montagne. Camune stavolta, anche se erano Orobie Camune. Pre Prealpi Orobie Camune.
Siamo arrivati su Cima Bacchetta dopo 4-5 ore di camminata. Canalone del canyon fatto, cima spuntata. Next one, vediamo. Basta canaloni, mi sono rotti un po' i coglioni con i canaloni. Vabbè, basta. No, non è vero, dai. Salutiamo tutti gli amici da Val di Susa. Ciao Val di Susa.